Buongiorno appassionati del crimine, bentornati sul canale. Se non ci siamo mai visti, io sono Andrea e oggi voglio parlarvi di un altro caso avvenuto a Filadelfia, esattamente come il precedente. Però questa volta, invece che essere nel 2018 come nel video scorso, siamo negli anni 90, quindi non si tratta affatto di un caso recente. Bisogna dire che purtroppo in quel periodo a Filadelfia esattamente la criminalità era molto alta, c'erano davvero tantissimi crimini, nessuno era al sicuro, ma è anche vero che questo è un caso totalmente inaspettato, perché per nessun motivo nessuno si sarebbe mai aspettato quello che è successo. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like qualora vi interessino i miei contenuti e noi iniziamo subito con la storia di oggi. Donna Willard nasce il 21 di gennaio del 1956. Lei era la maggiore di 5 fratelli e infatti gli altri fratelli si chiamavano George, Marion, Mimi e Joan. Lei era legatissima a tutti loro ed era descritta come una ragazza solare ed estroversa, una di quelle alle quali ti leghi per forza perché ti travolge con la sua energia. All'età di 20 anni Donna aveva conosciuto quello che pensava essere l'amore della sua vita e i due avevano avuto ben 3 figli, il primo quando lei aveva 22 anni e l'avevano chiamato Todd, poi dopo 3 anni era nata Donna, che aveva sì lo stesso nome di sua madre, e poi dopo altri 3 anni era nata la piccola Jessica. La loro era stata una lunga storia d'amore che però era terminata, quindi Donna era diventata una mamma single, che faceva anche un lavoro molto faticoso perché lei era una parrucchiera, stava in piedi dal mattino alla sera ogni santo giorno per poter provvedere al meglio possibile ai suoi figli. Ma quando lei era effettivamente nel salone, quando stava lavorando, non aveva nessun problema a lasciare i suoi figli a tutti i suoi fratelli, perché tutti i suoi fratelli, compresa lei, avevano avuto 16 figli. Quindi i bambini si divertivano davvero tanto a stare con gli zii e con tutti i loro cugini. Con il passare degli anni Donna aveva risparmiato abbastanza per poter acquistare un salone tutto suo e invece che essere una dipendente, quale era stata per tutto il periodo precedente della sua vita, era diventata la coproprietaria insieme a un'altra donna di nome Dolores. Lei continuava comunque a prendersi cura dei suoi figli nel migliore dei modi, dedicava loro tanto affetto e ci voleva anche comunque tanto sacrificio per badare a 3 bambini e lavorare nel frattempo così tanto, e vivevano tutti a pochi minuti proprio dal salone in una bella casa a 2 piani al 6232 Ridland Street, e i bambini erano tutti e 3 mandati in una scuola privata, la St. Barnabas Catholic School. Al lavoro andava davvero tutto benissimo, questo perché non solo Donna era molto brava nel suo mestiere, ma in più era anche molto affabile e divertente, e tutti i suoi clienti quando andavano a farsi i capelli erano più che contenti di passare qualche ora di svago con lei, e questo davvero aiutava le entrate, questo perché è ovvio che più sei affabile, gentile con i clienti e più loro vogliono tornare da te. L'unico lato negativo nella vita di Donna era il fatto che lei non avesse assolutamente tempo per se stessa, questo perché lei passava tutto il giorno in salone e poi tornava a casa dai suoi bambini, quindi appunto tempo per sé non ne aveva proprio, tantomeno tempo per degli appuntamenti romantici. Ma ad un certo punto era successo l'imprevedibile, infatti un uomo di nome Tommy aveva iniziato ad andare proprio in salone per farsi tagliare i capelli da lei. I due si erano visti la prima volta, la seconda, la terza, e avevano iniziato a instaurare un rapporto sempre più stretto, finché avevano capito di essersi innamorati, e quindi la loro relazione era sbocciata così da un momento all'altro e i due poco dopo si erano anche ripromessi di sposarsi.
La loro vita era davvero bellissima, tutti i familiari di Donna erano davvero felici per lei perché la vedevano felice prima di tutto e poi avevano notato quanto Tommy fosse un uomo davvero onesto e gentile e che soprattutto adorava i bambini. Quindi i due, insieme ai figli, quindi tutti e cinque, erano una grande famiglia felice, fino al 6 di marzo del 1990, quando era successa la tragedia più grande che si potessero aspettare. Circa le 21:30 infatti era arrivata una telefonata proprio il 6 di marzo alla polizia. Il 911 aveva risposto e si sentiva una donna chiaramente abbastanza spaventata, ma soprattutto si sentivano di sottofondo i pianti disperati di tre bambini. Donna era stata infatti uccisa quella stessa sera con due colpi di pistola alla nuca. E erano stati gli stessi figli a trovarla stesa in fondo alle scale e poi erano stati gli stessi figli a uscire e a chiamare una vicina che aveva chiamato appunto il 911. La scena era davvero raccapricciante, c'erano schizzi di sangue su tutti i muri e anche sulla moquette delle scale c'erano delle chiazze molto visibili di sangue. Chi era stato però e perché rimaneva un mistero e il tenente quando era arrivato aveva subito notato dei particolari, e cioè che non ci fossero segni di effrazione in casa e in più che Donna fosse completamente vestita, quindi apparentemente non era stata fatta violenza. E l'ultimo particolare, ancora più evidente forse degli altri, era che all'interno dell'appartamento non fosse stato toccato nulla, quindi questo voleva dire che l'aggressore non voleva rubare niente a Donna. Pochi minuti dopo dall'arrivo della polizia era poi arrivato Tommy, che era ignaro di ciò che fosse successo, ma subito vedendo tutte quelle persone fuori dalle loro case e anche la polizia aveva capito che qualcosa di grave fosse successo. Lui era un tubista e lavorava per grandi aziende che appunto li facevano lavorare anche in ospedali e grandi centri. E quella sera aveva avuto una riunione con i suoi colleghi e per quanto il suo alibi fosse di ferro, perché lui aveva subito detto dove fosse, la polizia comunque l'aveva portato in centrale per interrogarlo, perché come spesso accade, anzi come sempre accade, il primo sospettato è sempre il partner. Perciò Tommy si era diretto insieme alla polizia alla centrale e lì avevano verificato prima di tutto il suo alibi ed effettivamente tutti avevano confermato che Tommy fosse lì con loro alla riunione quella sera. In più Tommy era chiaro che avesse il cuore spezzato ed era stato quindi rilasciato perché ritenuto non assolutamente responsabile di quella tragedia, solo dopo però essersi sottoposto anche volontariamente al test del poligrafo e averlo superato. Tommy aveva raccontato del rapporto meraviglioso che i due avessero e che amasse davvero tanto quei bambini. Quindi rimaneva quindi da capire chi fosse il colpevole a questo punto e anche appunto il perché. Ma quel giorno Donna non aveva fatto altro che fare ciò che faceva quasi tutti i giorni, o quantomeno quando era libera dal lavoro. Infatti lei quel giorno non era andata a lavorare, era stata tutto il giorno con i suoi genitori, a casa dei suoi genitori, con i suoi figli e da poco prima delle 9, era rincasata. Lì aveva messo a letto i suoi bambini e poi era successa la tragedia. Loro scendendo dalle scale dopo aver sentito gli spari erano corsi dalla vicina che aveva chiamato i soccorsi. Subito poi a quel punto era arrivata Joan, la sorella di Donna, con suo marito che era un ex agente di polizia. E subito avevano portato via i bambini da quell'incubo perché già avevano visto troppo. Ciò che rendeva però questo delitto assolutamente inaspettato era il fatto che tutti quanti amassero Donna, sia i suoi amici che i suoi parenti,
che gli stessi clienti, che una volta presa la notizia erano davvero affranti, erano stati interrogati molti dei clienti, appunto, di Donna e tutti i suoi familiari, ma tutti quanti dicevano la stessa cosa: non ci possiamo credere, perché Donna non ha problemi con nessuno, non ha nessun nemico, perché è talmente una persona tanto affabile, tanto dolce, da non poter avere nessuno che le voglia del male. Quindi il giorno seguente la polizia aveva già setacciato tutta la via e tutta la casa per capire se ci fosse per caso magari l'arma del delitto, cosa che non c'era. Ma Todd, il figlio maggiore di Donna, che aveva appena 12 anni, aveva in realtà qualcosa da dire alla polizia. Sì, perché Todd in realtà aveva visto tutto. Quella sera, la sera precedente, la sera della morte di sua madre, lei, quando erano rincasate, aveva messo a dormire le bambine, poi era andata in camera di Todd e gli aveva dato la buonanotte. Lui aveva risposto: buonanotte mamma, ti voglio bene, e poi si era messo a giocare al suo videogioco preferito. Donna poi era scesa dalle scale e aveva iniziato a preparare il pranzo per il giorno dopo per i suoi figli, per essere pronti per andare a scuola. Ad un certo punto qualcuno aveva bussato alla porta e Todd, sentendo, si era alzato di scatto dal letto ed era corso fuori dalla sua camera perché voleva andare ad aprire, perché era convinto che fosse Tommy e voleva salutarlo. Ma Donna, prima che lui potesse scendere anche solo il primo gradino, gli aveva detto di restare su perché sarebbe andata ad aprire lei. Ed è proprio così che Tommy ha assistito a tutta la scena. Todd infatti non era tornato in camera sua, era rimasto in cima alle scale, appunto perché voleva salutare quello che era sì il compagno di sua madre, ma che era anche un suo grande amico. E quindi Donna aveva aperto la porta di casa, convinta anche lei che si trattasse di Tommy. Ma non era così. Infatti un uomo sconosciuto, appena lei aveva aperto la porta, l'aveva presa per un braccio. Lei era riuscita a divincolarsi ed era riuscita a girarsi per fare qualche passo sulle scale, gridando ai suoi figli di scappare. Ma quest'uomo era riuscito di nuovo ad afferrarla per la nuca e le aveva premuto la testa contro il muro, e proprio in quel momento le aveva sparato due colpi alla testa. L'uomo era subito fuggito via, ma Todd, che appunto aveva assistito a tutto quanto, era corso giù dalle scale e aveva afferrato sua madre, che se n'era purtroppo già andata. Quindi, vedendola in quella posizione, diciamo per così dire, scomoda, l'aveva presa e aveva cercato di adagiarla sul pavimento. Anche le bambine, sentendo gli spari, erano uscite dalla loro camera da letto, ma Todd si era messo davanti a Donna per impedire che le sue sorelline così piccole, perché Donna, la figlia di Donna, aveva appena 10 anni e Jessica 7, quindi non voleva che vedessero quella scena terrificante, quindi si era messo davanti a lei e le aveva fatte passare, scavalcando lo stesso corpo della loro stessa madre. Poi tutti e tre erano usciti di corsa di casa piangendo ed erano andati dalla vicina di casa che aveva chiamato i soccorsi. Todd aveva descritto quest'uomo come un uomo con la barba scura, i capelli scuri e un cappuccio in testa. E il giorno seguente l'autopsia aveva rivelato che uno dei due proiettili con i quali Donna era stata colpita le aveva trapassato la testa ed era uscito dalla fronte, e che l'arma del delitto fosse una 9 mm. Ma come dicevo, né dell'arma non c'era nessuna traccia e non c'era nemmeno un'impronta. Tommy, il fidanzato di Donna, aveva insistito perché fosse indagato Doug, l'ex fidanzato di Donna, con la quale lei aveva avuto un rapporto molto breve. Questo perché lui non piaceva a nessuno, perché era un tipo losco, e quindi proprio per questo motivo i due avevano rotto, ma lui non l'aveva presa affatto bene.
Ultimamente Doug si era ripresentato più volte in salone da donna e anche una volta a casa sua aveva affrontato Tommy, che appunto non accettava il fatto che lui si presentasse a casa loro, ma Doug dalla polizia non si faceva né sentire né vedere. Il che era un atteggiamento effettivamente abbastanza strano per una persona che non aveva nulla da nascondere. Ma in realtà Doug, quando finalmente la polizia era riuscita a parlargli, aveva detto che era andato sì effettivamente in salone e a casa di donna, ma solo per discutere di un incidente che avevano avuto in New Jersey 3 anni prima, quando i due ancora stavano insieme. Secondo Tommy però rimaneva comunque un atteggiamento abbastanza strano, perché riparlare di un incidente avvenuto 3 anni prima, 3 anni dopo. Ad ogni modo, Doug aveva un alibi di ferro, non poteva proprio essere stato lui, ma la famiglia di donna e soprattutto sua madre non erano affatto d'accordo. Questo sì, perché effettivamente Doug era un tipo losco, ma poi anche perché donna le aveva detto che 4 giorni prima della sua morte, due agenti di polizia erano andati da lei in salone per chiederle rispetto proprio a quell'incidente, quindi era una coincidenza abbastanza grossa. Ma in realtà donna non era preoccupata, quantomeno inizialmente, perché poi vedremo che si preoccuperà abbastanza per questa questione. Inizialmente non era preoccupata perché questi due poliziotti le avevano solo detto che lei avrebbe dovuto testimoniare davanti a una giuria proprio riguardo questo incidente, perché avevano scoperto che qualcosa a riguardo non quadrasse. Quindi, come dicevo, sembrava abbastanza strano, abbastanza una coincidenza grande il fatto che pochi giorni prima due agenti federali erano arrivati in salone da donna chiedendole di testimoniare a proposito dell'incidente che lei aveva avuto con Doug anni prima e che solo 4 giorni dopo poi lei fosse stata uccisa così brutalmente. Tutto quindi, nonostante il suo alibi, sembrava portare a Doug, sembrava davvero lui l'unico assassino possibile. Questo perché la polizia non aveva ancora una visione d'insieme. Dopo pochi giorni poi la polizia aveva scoperto qualche cosa in più, e cioè che un certo Robert Burke, un avvocato, l'avvocato esattamente che aveva assistito Donna e Doug dopo il loro incidente, fosse in realtà un truffatore e che fosse indagato per frode. Ma non solo lui. Anche il medico dal quale appunto Robert Burke, l'avvocato, mandava le persone che avevano subito un incidente. Questo medico si chiamava Robert Sagan e tutti e due stavano in sostanza da tempo truffando le assicurazioni proprio per ricevere appunto soldi in cambio e per ottenere soldi facili, quindi si chiama appunto frode. Ma in realtà è proprio una coincidenza incredibile il fatto che la polizia da un lato stava indagando da tanto tempo, da più di un anno, su questo Robert Burke e anche sul dottore Sagan, e che quando stavano arrivando a un dunque, appunto donna fosse stata uccisa. Era stata uccisa perché lei era stata chiamata a testimoniare proprio contro sia Sagan che soprattutto contro l'avvocato Burke. Quindi a questo punto sembrava proprio che in realtà l'attenzione si spostasse da Doug all'avvocato Burke, cioè sembrava che lui avesse qualche motivo in più per uccidere donna. Forse non voleva che lei testimoniasse contro di lui, non voleva che lei lo rovinasse in qualche modo. Quindi la polizia aveva deciso di interrogare di nuovo tutti i clienti di donna e anche la sua coproprietaria, insomma, colei che deteneva il salone insieme a donna. Forse così avrebbero scoperto qualcosa, perché magari lei aveva accennato qualcosa a qualcuno riguardo questa testimonianza che avrebbe dovuto rilasciare.
E in effetti era proprio così. Dolores, la coproprietaria del salone insieme a Donna, ricordava perfettamente infatti di un giorno in cui un uomo era entrato nel salone. Quest'uomo poi, Donna, le aveva spiegato essere proprio l'avvocato Burke, che insisteva quel giorno per fare un giro per la città insieme a Donna. Lei aveva consentito e i due alla fine si erano fermati davanti a una porta di una casa. E l'avvocato aveva detto a Donna per due volte, anzi le aveva chiesto: ti ricordi che è proprio qui che il dottor Sagan ti ha visitato dopo il tuo incidente? Ma tutte e due le volte Donna aveva risposto: no, non è assolutamente vero, anzi io neanche sono stata visitata. A quel punto però Donna, tornando in salone, aveva avuto un'idea. Forse questo avvocato stava tentando di convincerla in realtà a mentire. E in effetti aveva ragione. Due giorni prima poi del suo omicidio, Donna aveva ricevuto una telefonata direttamente, anche questa volta in salone. E anche questa volta aveva assistito a tutto di nuovo Dolores. Donna aveva risposto al telefono. Non si sa chi questa volta avesse chiamato Donna. Sta di fatto che lei aveva risposto al telefono e la telefonata era abbastanza, direi, minacciosa. Tanto è vero che Donna, una volta riattaccato il telefono, si era girata verso Dolores e le aveva detto testuali parole: se parlo mi becco due pallottole. Anche la madre di Donna era informata di questi fatti, ma proprio a sommi capi. Infatti Donna non voleva far preoccupare sua madre, perché era già lei a questo punto molto preoccupata per la sua stessa vita. Ma a questo punto è abbastanza ovvio che l'avvocato Burke non avesse truffato l'assicurazione solo con l'incidente di Donna e Doug, ma di tutti quanti, perché lui o qualcun altro stava minacciando solo Donna e non tutte le altre centinaia di clienti che l'avvocato Burke aveva avuto? Semplicemente perché di tutti quelli che erano stati chiamati a testimoniare contro l'avvocato Burke, Donna era l'unica che l'avvocato Burke non era riuscita a convincere, e quindi lei era un pericolo per lui. Il 21 di marzo del 1990 poi la task force creata per le frodi assicurative aveva rilasciato delle informazioni, cioè aveva rilasciato il fatto che 27 persone erano indagate proprio per queste frodi assicurative, e tra tutte queste 27 persone la prima citata era proprio l'avvocato Burke, che proprio chiedeva alle persone che poi diventavano i suoi clienti di fingere degli incidenti automobilistici allo scopo di chiedere il risarcimento. Ormai quindi la polizia aveva un quadro quasi completo della situazione. Insomma, Donna era stata giustiziata perché cercava di fare la cosa giusta. Ciò che la polizia in realtà non capiva, e che in realtà effettivamente non capisco nemmeno io, è il perché l'avvocato Burke dovesse prendersi una briga così grande di uccidere una persona. Perché per quanto un'accusa di frode sia pesante, non è mai pesante tanto quanto un'accusa di omicidio. Lui quindi effettivamente, se stiamo a guardare, aveva una ragione per volerla fare fuori, ma non c'era niente in quel momento che lo collegasse a tale crimine. Ad ogni modo, Burke era stato poi alla fine effettivamente arrestato il 7 di maggio. Questo per intralcio alla giustizia, perché aveva giustamente, cioè non giustamente lui, era stato arrestato giustamente, perché aveva tentato di convincere Donna a non testimoniare, ed è questo intralcio alla giustizia. Per questo motivo era stato arrestato appunto il 7 di maggio e alla fine si era dichiarato colpevole di 97 capi di imputazione per frode e per intralcio alla giustizia, e aveva ed era stato processato appunto, e la pena che doveva subire era di 5 anni di carcere.
Nonostante questo, però, la famiglia di Donna non era affatto soddisfatta, questo perché loro credevano davvero che l'avvocato Burke c'entrasse con l'omicidio della loro parente e quindi 5 anni sicuramente non sarebbero bastati a darle la giustizia che si meritava e ciò non faceva altro che accrescere in continuazione tutta la loro frustrazione. A dicembre del 1990 però era avvenuta una svolta davvero inaspettata per la polizia riguardo proprio questo caso. Infatti un ragazzo in una centrale di polizia in New Jersey era entrato, questo ragazzo si chiamava Jack Foley e diceva di avere delle informazioni assolutamente vitali per risolvere il caso di Donna. Lui infatti sosteneva di essere l'autista che aveva portato l'assassino fino a casa di Donna e che poi l'aveva portato via. Era chiaro quindi che Jack davvero conoscesse i dettagli di tale crimine e aveva anche detto alla polizia un altro nome, il nome di David Lewy, l'uomo che in pratica gli aveva dato il compito di fare da autista. Ma David non era affatto un uomo qualunque, prima di tutto aveva dei precedenti esattamente come Jack, ma non solo, era stato anche lui come Donna un cliente dell'avvocato Burke e i due avevano stretto una abbastanza profonda amicizia. Secondo sempre ciò che raccontava Jack, David aveva avuto il compito dall'avvocato Burke di uccidere proprio Donna, perché era molto preoccupato di ciò che lei avrebbe detto durante la sua testimonianza, aveva paura di essere incastrato e arrestato. Quindi aveva dato l'avvocato Burke a David dei soldi per cercare qualcuno che uccidesse la donna. Donna. David quindi era andato a parlare proprio con Jack e Jack si era assunto il compito di autista e aveva poi ingaggiato un altro uomo di nome Javier Lebron, un ragazzo che era un ex fattorino dipendente dalla droga e che avrebbe fatto qualsiasi cosa per una dose, anche uccidere una persona. E tutto questo, notare, che per Burke era perfetto perché lui non voleva neanche spendere tanti soldi per uccidere Donna. Insomma, lui voleva un lavoro pulito senza spendere tanto. Quindi, la sera del 6 di marzo del 1990, Javier, Jack e David si erano presentati davanti a casa di Donna. Javier aveva bussato, era sceso dall'auto, aveva bussato e aveva sparato 2 volte a Donna verso le 9 di sera e poi tutti e 3 erano fuggiti via in auto. La cosa poi più spaventosa è che Javier avesse commesso questo crimine per $980 più $20 di eroina. Quindi per lui questa donna valeva $1000 e è assurdo ed è inaccettabile che una persona venga uccisa per una cifra del genere e non è accettabile che una persona venga uccisa in realtà per qualsiasi cifra, ma per così poco, cioè non so se è chiaro il concetto e se riesco a farlo trasparire, ma quest'uomo ha ucciso una donna per bucarsi e ragazzi, io spero di non essere l'unica ad aver notato nel corso di tutti i video che ho fatto e di tutti i casi ovviamente che esistono al mondo quanto l'essere umano si stia veramente disumanizzando e è una cosa davvero senza senso. La polizia quindi, raccogliendo tutte queste informazioni e capendo che la testimonianza di Jack fosse veritiera, il 28 di dicembre del 1990 si era presentata alla porta di Javier e lo aveva arrestato. A maggio del 1991 si era tenuto il processo di Javier, che era stato condannato all'ergastolo senza possibilità di condizionale.
Per quanto riguarda invece Jack, che era l'autista, era stato condannato a 15 anni, mentre invece David, in qualità di intermediario, aveva ottenuto una condanna a 25 anni, entrambi, sia Jack che David, per associazione a delinquere, finalizzata quindi all'omicidio. Per quanto riguarda l'avvocato Burke, invece, che era già in carcere per quei 5 anni che doveva scontare per frode assicurativa, anche per lui doveva svolgersi il processo, perché lui era il mandante effettivo di questo crimine, secondo la testimonianza proprio di Jack. Ma siccome comunque la polizia aveva fatto i relativi controlli riguardo la testimonianza del ragazzo, era risultato ovvio che lui effettivamente fosse il mandante. Ma lui continuava a ritenersi estraneo a questi fatti. Infatti il suo avvocato, per difenderlo, aveva detto semplicemente che, primo, non ci fosse nulla che collegasse Burke, l'avvocato Burke, a questo omicidio, e in più che le testimonianze che avevano rilasciato David, Jack e Javier fossero fasulle. Il processo ai danni dell'avvocato Burke era avvenuto ad agosto del 1993, quindi più di 3 anni dopo la morte di Donna, e nel frattempo lui aveva anche pensato bene di licenziare il suo avvocato rappresentando se stesso, e tutto sembrava andare bene, non fosse che la 9 mm che aveva ucciso Donna fosse proprio dell'avvocato Burke, e quindi c'era e come qualcosa che collegasse l'avvocato a questo omicidio, oltre alla testimonianza veritiera di Jack, David e Javier. E mentre l'avvocato Burke si autodifendeva, diciamo che il suo linguaggio diceva una cosa, cioè io non sono colpevole, ma il suo linguaggio del corpo invece ne diceva tutta un'altra, perché lui era visibilmente agitato e tremante, e a volte gli mancava proprio la parola, tanto è vero che era quasi impossibile credergli. Proprio questo suo atteggiamento e il fatto che lui fosse il proprietario della pistola, della 9 mm, avevano fatto sì che la giuria non gli credesse affatto e che alla fine lo condannasse all'ergastolo più 99 anni di reclusione. Quindi possiamo dire che dopo 3 anni dalla morte di Donna, finalmente lei e la sua famiglia abbiano avuto la giustizia che si meritavano. E per quanto riguarda questi 3 piccoli angeli, effettivamente hanno potuto poi, dal 93 in avanti, dormire sonni tranquilli, perché oltretutto erano anche preoccupati che qualcuno potesse arrivare da un momento all'altro a, diciamo così, finire il lavoro, perché effettivamente, non sapendo chi fosse stato e avendo lasciato dei testimoni, magari avrebbero potuto anche prendersela con questi bambini, ma in realtà fortunatamente non è successo, e dopo che sono avvenuti i processi di tutti quanti i responsabili della morte di Donna, finalmente anche loro sono potuti andare avanti con la loro vita, pur comunque non dimenticando una tragedia simile. Ragazzi, questo è tutto ciò che so riguardo questo caso, spero l'abbiate trovato interessante. Devo ammettere che questo è stato uno dei casi più difficili da mettere insieme, perché come avete notato, prima era sospettato Doug, poi anche Tommy, per carità, era sospettato, poi era sospettato Burke perché era l'avvocato, poi insomma una vicenda abbastanza intricata che ha portato alla fine a scoprire che sì, il mandante dell'omicidio fosse Burke, ma che ci fossero altre 3 persone coinvolte, e comunque fortunatamente alla fine tutti e 3 hanno testimoniato il vero, le loro testimonianze corrispondevano e corrispondevano soprattutto alla realtà dei fatti e a ciò che era accaduto, perciò alla fine diciamo che siamo riusciti a srotolare la matassa, ma
devo dire che è stato uno dei casi più difficili da affrontare durante le mie ricerche, perché ad un certo punto non riuscivo più a capire niente, insomma. Detto questo, fatemi sapere se avete trovato questo caso interessante tanto quanto me, e noi come sempre ci vediamo al prossimo caso True Crime. Grazie a tutti per essere rimasti con me fino alla fine. Ciao a tutti.